volevo chiederti a questo punto, non voglio tirare le conclusioni, però qualcuno ultimamente ha parlato di design italiano suddiviso in due parti, cioè una parte dei designer che seguono una linea petrarchesca, cioè una linea pulita, netta, un design diciamo molto rigoroso, no? Molto diciamo anche quasi perfetto. E questo io lo chiamo un po' fit product design, cioè un prodotto di design riferito magari a una produzione industriale. Invece poi c'è una linea più dantesca, una linea che invece prende quel design che è un design viscerale. Io poi così ho scritto questa cosa e l'ho chiamato il lato viscerale del design italiano. Io adesso non ti so collocare. Non No, so ma perché tu non c'è c'hai mai una questa. collocazione perfetta per ognuno. Cioè, io No, credo ma io che vedo addirittura il un'altra design strada ha in talmente tante questo. sfaccettature e secondo me può accogliere qualsiasi tipo di ricerca. Il design non può essere catalogabile in design industriale e design artigianale, design artistico. Cioè, sono delle definizioni che noi diamo, ma in mezzo tra queste tre definizioni ci sono tutte le varie migliaia di sfumature, no? Non c'è, cioè, guardate anche i designer, quelli che vengono dal Nord Europa, dall'Olanda, dalla Spagna, cioè ci sono miriadi di situazioni che non sono catalogabili in queste tre definizioni che abbiamo dato. Però Sono diciamo che. tutte possibilità e sfaccettature che si vanno a inserire fra una e l'altra, addirittura fra tutte e tre. Ci sono molteplici possibilità di inserirsi in questo ambito del grandissimo del design, no? In questo ambito così ampio. E io infatti non ho una collocazione ufficiale, devo dire, mi sento abbastanza fuori dai giochi, un po' uno che va per la sua strada senza pensare troppo a dove sta andando. Vado e spero di trovare la strada giusta con l'intuito, con il buon senso, con Molto viscerale questo, molto cioè viscerale. come inizio, come sta, però poi io vedo una linea pulita di pensiero dove invece ricollochi tutte le cose, dai delle regole. Sì, ma Per c'è questo molta dico, re... cioè, No, capito? ci C'è sono molte cioè, regole. assolutamente, per questo dico, magari la nascita, però l'inizio è, come appunto dicevo, un po' dantesco, cioè proprio viscerale, Sì, proprio esatto, no, d'impatto, cioè intuitivo, poi invece poi con questa questione dell'etica giusto, secondo sì. me diventa una cosa proprio rigorosissima, No, 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 rigorosissima. c'è quella partenza, in effetti, Infatti, la partenza è viscerale. Poi c'è la definizione poi ritorni allo studio, strutturale, no? cioè, Ritorni allo ma è studio. tutto, cioè, io credo che quando uno si mette, quando uno è dentro a una certa logica, poi tutto quello che fa è in funzione di quella logica lì, no? Se uno, una persona cerca di fare il massimo, fa il massimo a livello strutturale di progetto, a livello estetico, cerca di metterci il massimo in tutte le varie componenti di progetto, no? Nel lato di invenzione, nel lato di scelta dei materiali, sono mille componenti che comunque possono essere tutte seguite con la massima attenzione. Però ecco, la partenza in effetti è più viscerale che non tecnica Che non e infatti, neanche, rigorosa. neanche teorica, perché Appunto. poi la teoria, secondo me, interviene dopo. Io vedo che molti progetti li faccio così a intuito e poi dopo riconosco in un secondo tempo che hanno una componente etica, una componente anche concettuale più forte di quello che l'avevo pensato inizialmente. Quindi c'è questa, diciamo, la componente progetto. È un po' tutto un insieme di una logica molto portata ai massimi termini per me, Senti, poi ti volevo chiedere, gli oggetti che tu progetti fanno parte del quotidiano o di un extra quotidiano, un ultra quotidiano? Secondo, cioè voglio dire,
io li vedo anche molto, no, visionari a volte. Sì, sì. Però sono... fanno ancora parte di un quotidiano che magari non c'è ancora. Esatto, c'è un, è una ricerca di quello che si... Io che dico, lo chiamo così, l'osservare ciò che ci succede intorno, no? Perché molte delle cose che poi sono anche nella mostra, perché qui nella mostra c'è una raccolta di cose di piccole dimensioni, poi non ci sono quelle più grandi, però in questa raccolta di piccoli oggetti c'è la maggior parte di cose che sono nate proprio dall'osservare i gesti quotidiani delle persone, ma non solo delle persone, degli altri, ma i gesti che faccio io stesso. Quindi quando si esce, non so, esci dalla doccia, metti i piedi sul tappeto, sul tappetino da bagno, e allora da lì cominci col tappetino, magari devi avvicinarti al lavandino e strusci col tappeto così per terra, no, per arrivare fino al lavandino. Quel gesto lì si è trasformato in un oggetto, no? Perché automaticamente compiere quel gesto mi ha portato a pensare: ma perché allora non ci faccio delle ciabattine, oppure non faccio un tappeto ciabattine, no? Da mettere insieme due ragionamenti semplici è nato poi quell'oggetto lì, come, oppure non so, non, qui in mostra non c'è perché non ce l'avevo fisicamente in un'altra mostra. Quel biscotto che ho fatto da dito, che è un biscotto che nasce da una gestualità che tutti pensano, una volta nella vita abbiamo fatto, quello di mettere il dito nel barattolo della Nutella e di leccarsi il dito con la Nutella, e il rivestire, invece di far diventare questo gesto e quasi istituzionalizzarlo, dargli quasi una regola, no? Farlo diventare un gesto che si può fare e non da nascondersi e farlo di nascosto. Mi sembra una cosa divertente, quindi fare un biscottino che si può indossare invece che mangiare o che prendere in mano, no? Come un ditale. Ecco, il fiammifero. Ecco, ma anche quello nasce dall'osservare quello che succede. Io lo devo a mia madre, quel piccolo oggetto lì, che forse è quello che a me piace più di tutti, poi, perché esprime è un concentrato di pensieri in un oggettino minuscolo, no? E anche, ecco, poi c'è un'altra componente che poi vi dirò, quello di agire sugli archetipi, no? Quello di agire sulle cose che sono già esistenti da molti anni, e quindi fargli dare un piccolissimo scarto che le fa cambiare di significato. Per esempio, quel fiammifero che mia madre con grande attenzione accendeva il fornello e poi lo riponeva spento in una piccola ciotolina, mi è servito per pensare quell'oggetto, per pensare quel nuovo oggetto, quel nuovo fiammifero con una doppia testa infiammante, perché il riporre il fiammifero mi sembra un gesto così poetico, no? Di dire: non butto via neanche un fiammifero quando è usato solo a metà, ne utilizzo anche l'altra metà quando mi riserve. Quindi lei prendeva quell'altro mezzo fiammifero, quando il fornello era acceso lo accendeva dal fornello e passava la fiamma all'altro fornello. Quindi c'era un osservare questi piccolissimi gesti e poi trasporli con una leggerissima modifica, che però dentro di sé portava una marea di significati. Primo di tutti quello di dire: non voglio consumare neanche un fiammifero, cioè non voglio buttare neanche mezzo fiammifero. Questa è una logica che dovremmo seguire, penso tutti, nella nostra quotidianità, quella di evitare di gettare le cose semplicemente senza neanche pensarci. L'appendiabiti che ho fatto con le bottiglie schiacciate nasce anche quello dalla stessa logica, cercare di trovare del buono anche nelle cose che si gettano, nelle cose che
quotidianamente ci hanno abituato, la società dei consumi ci ha abituato a non guardare le cose con attenzione, perché ci hanno fatto conformato la nostra psicologia alle cose buone che si tengono, pochissime, e alle cose che vanno gettate. Cioè, quelle cose che vanno gettate non vanno nemmeno guardate, secondo la legge della società dei consumi. Mentre nella nostra logica, invece, è il contrario. Io trovo il mio pane quotidiano, lo trovo nelle cose che tutti gli altri eliminano. Perché mi sembra che lì ci sia veramente qualcosa da dire. Almeno c'è stato qualcosa da dire per un po' di anni. Ora sta diventando un po'... in questi ultimi 5, 6, 8 anni, cioè, è diventato un tema comune per tutti i designer. Quasi tutti fanno design di riutilizzo, design di riciclo. Io l'ho fatto in tempi ancora un po' sì, non sospetti, perché l'ho cominciato a fare negli anni 90 e quando lo facevo mi ridevano in faccia, mi ridevano gli artigiani, dicevano: ma cosa, te vieni qui da noi e invece di farci lavorare noi ci prendi i pezzi di scarpe. Guardando i tuoi oggetti pensiero, tu hai dato delle categorie che in qualche modo caratterizzano il tuo immaginario, il tuo processo tra oggetto estetico e funzione d'uso. Le volevo riassumere con te: lo scarto, il materico, l'errore, quello che in elettronica si chiama il glitch, però poi c'è una componente, non so fino a che punto è una tua insistenza, una tua naturalezza oppure una tua volontà, che riguarda l'ironia e il gioco. Sì. Vorrei capire qual è il tuo rapporto, sempre nella costruzione tra oggetto estetico e funzione d'uso, quindi il tuo rapporto con l'ironia, col gioco e la messa in pratica dei tuoi oggetti pensiero. Sì, è sempre una cosa inspiegabile. Cioè, io potrei raccontarvi una storia finta, ma non ve la so raccontare. Questa cosa dell'ironia credo che sia una componente proprio istintiva, cioè credo di averla dentro, ma senza essermela preparata o seguita a priori. Cioè, quello che è il risultato di una ricerca, secondo me, viene fuori da un insieme di cose e di esperienze che uno si porta dentro, e di istinti, che cose che non si possono raccontare, nel senso che non saprei nemmeno io da cosa nascono. So solo che mi piace raccontare le cose con leggerezza. Cioè, mi piace raccontare qualcosa di anche magari di impegnativo, di serio, oppure anche di etico, qualcosa che abbia delle componenti serie in maniera leggera, perché mi sembrano più facilmente comprensibili dalla maggior parte delle persone. E siccome il design dovrebbe essere questa cosa, cioè il parlare con gli oggetti a più persone possibile, la componente ironica, Achille Castiglione docet, nel senso che è stato il primo, no, ad avere un approccio di questo genere e a realizzare degli oggetti che non avessero solo una componente... Proprio i surrealisti hanno cominciato con questo. I surrealisti, Duchamp, vabbè. Però nel campo del design il primo è stato Castiglione, quindi da lì io penso di aver preso molto da questi insegnamenti, cioè mi sono serviti tanto gli insegnamenti di questi designer come era Castiglione, Magistretti, Mangiarotti è un altro bravissimo designer che mi ha insegnato tantissimo, e l'ho capito solo qualche anno fa, perché ha avuto un approccio meraviglioso che io non avevo capito fino a 3 anni fa, ed era quello che poi ho riscontrato che assomigliava tantissimo al mio, quello di fare degli oggetti che inglobassero nel suo percorso anche lo scarto. Cioè faceva delle sculture in cui ritagliava questi blocchi di marmo in modo tale da
tirar fuori degli scatti che poi li faceva scorrere avanti e indietro, diventavano la parte stessa della scultura. Non c'era né scarto, non c'era uno scarto, una parte buona e una parte cattiva, erano tutte e due componenti importanti per il buon progetto. E sono tutti riferimenti questi dei personaggi storici. Munari stesso, no? Munari stesso era uno che lavorava tantissimo di ironia e faceva di queste, anche lui, piccole invenzioni o grandi invenzioni, ma sempre con questa leggerezza, no? Con questa ironia che... E quindi può darsi che mi abbiano influenzato anche quei miti che mi si sono creati da questi designer, ma non so se solo per quello.